Ciao a tutti, mi chiamo Barbara Cremonesi e sono insegnante di Pilates, che è uno dei tanti corsi sportivi proposti da ASEP in collaborazione con WISP nel territorio di Porto Mantovano e San Giorgio di Garello. E oggi faremo una piccola lezione di Pilates, accessibile a tutti, serve solo un tappetino e potete ripeterla anche 2 o 3 volte in modo da fare anche un 20-30 minuti. Partiamo in piedi, respiriamo profondamente, allunghiamo bene la schiena, inspiro, porto le braccia in alto. Espiro, scendo, scavando bene l'ombelico verso la colonna. Inspiro, allungo e fuori l'aria scendo. Rilasso bene le spalle, mi allungo verso l'alto e fuori l'aria rilasso. Facciamo ancora un paio di respirazioni così. Scendo e inspiro, mi allungo verso il soffitto. Quando butto fuori l'aria, arrotondo il collo, la schiena. E vado a toccare il pavimento, rilasso bene la testa e piano ritorno su, srotolando lentamente vertebra dopo vertebra. Da qui giro le spalle 5 volte indietro, 2, 3, 4, 5, cambio lato, 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo lentamente il collo, mantenendo le spalle rilassate, 2, 3 e 4, cambio lato, vado pianino, 2, 3 e 4. Da qui divarico leggermente le gambe, porto le dita dei piedi verso l'esterno, braccia avanti, inspiro, scendo, piegando le ginocchia, mantenendo la schiena dritta, espiro, ritorno su, ancora scendo. E risalgo, 3 e torno, 4, mantengo l'addome sempre in dentro, 5, 6, 7, 8, ne facciamo ancora 2 e l'ultimo, ritorno su, raddrizzo le gambe, porto sulle braccia, mi allungo, butto fuori l'aria, arrotondo la schiena e cammino in avanti. Mantengo i talloni appoggiati, le gambe sono alla distanza del bacino, sollevo i talloni 8 volte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mantengo l'allungamento e piano piego le ginocchia, mi metto bene sul tappetino. Allineo le mani sotto le spalle, le gambe alla distanza del bacino, inspiro, guardo verso l'alto, in arco la schiena, espiro, arrotondo e guardo verso l'ombelico. Ancora, inspiro, mi allungo, espiro e arrotondo. Ancora una volta. Rilasso un attimo indietro sui talloni, appoggio la fronte, allungo le braccia. Da qui ci mettiamo sul fianco destro. In appoggio sul gomito, spalla rilassata, le gambe sono tese più avanti del busto. L'altra mano è appoggiata a terra oppure sul fianco. Allungo bene il collo. Da qui gamba sinistra su e giù 10 volte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Resto su con la gamba, faccio 5 cerchiolini in un senso, mantenendo l'addome stretto. 3, 4, 5 e cambio il senso. 1, 2, 3, 4 e 5. Mantengo su ancora qualche secondo e rilasso. Da qui appoggio la schiena a terra, tengo le gambe piegate, apro bene i gomiti, mani dietro la nuca, inspiro, mi preparo, fuori l'aria, sollevo le spalle e la testa, mando indietro l'addome e ritorno giù. Butto fuori l'aria, salgo e torno. 3, 4, 5, 6.
E l'ultimo resto su, da qui sollevo una gamba alla volta, le porto tutte e due sollevate, mi allungo più avanti possibile, abbraccio le ginocchia e rilasso. Giro il collo un po' a destra, un po' a sinistra, giro le caviglie un po' in un senso e un po' nell'altro. Ok, riporto le ginocchia a 90 gradi, le unisco. Mani ancora dietro la nuca, gomiti aperti. Mi preparo, fuori l'aria sollevo le spalle e la testa. Porto il gomito sinistro verso il ginocchio destro e stendo la gamba opposta. Torno e cambio. Torno e cambio. Ancora, mando indentro l'addome, allungo bene il collo, tengo i gomiti aperti. Allungo e piano scendo. Abbraccio ancora le gambe, dondolo con la schiena un po' a destra e un po' a sinistra. Ok, allungo un attimo le gambe, braccia dietro, faccio un bel respiro. Quando butto fuori l'aria, porto i piedi a martello, porto le braccia su, arrotondo la schiena, lentamente salgo e prendo i piedi. Da qui riporto le braccia avanti e lentamente con la schiena rotonda ritorno giù e porto le braccia dietro. Ancora inspiro, mi preparo, fuori l'aria salgo, arrotondo bene la schiena, allungo le braccia avanti, prendo i piedi e ritorno giù sempre lentamente e porto le braccia dietro. Ancora uno, allungo, arrotondo la schiena, prendo i piedi. Raddrizzo la schiena verso l'alto e ci mettiamo sull'altro fianco. Fianco sinistro, appoggiamo il gomito, gambe più avanti del busto, mano destra sul fianco, vado su e giù con la gamba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Resto su, 5 cerchiolini, 1, 2. 3, 4, 5, inverto il senso, 2, 3, 4 e 5, resto su qualche secondo e piano scendo lentamente. Ci mettiamo pancia in giù, mani sotto la fronte, allungo bene le gambe, allungo i piedi, da qui inspiro, sollevo il busto tenendo le mani sotto la fronte e i gomiti aperti e scendo. Sollevo e torno. Inspiro, mi allungo e ritorno pianino. Su e torno. Ancora uno e ritorno. Mantengo il busto giù, sollevo le gambe. Allungo indietro, sollevo e ritorno. Due. Rilasso un attimo, adesso solleviamo tutto il corpo, quindi inspiro, allungo e sollevo e piano scendo, 2 e ritorno, 3 e scendo, 4, facciamo l'ultimo e 5 e piano scendo. Avvicino le mani alle spalle, mi spingo indietro e rilasso in appoggio sui talloni. Mando le braccia avanti. Vado un attimo in quadrupedia. Mando sempre l'addome indietro, allungo in avanti braccio destro e dietro la gamba sinistra. E piano appoggio. Cambio lato, allungo. Mantengo l'equilibrio e ritorno, allungo e torno, cambio e torno. Allunghiamo ancora un attimo indietro, rilassiamo bene la zona lombare. Ok, ci rigiriamo a pancia in su, appoggiamo bene i piedi. Braccia lungo i fianchi, mani appoggiate, collo allungato. Da qui
Lentamente sollevo la schiena vertebra dopo vertebra, appoggio bene tutto il piede, faccio un respiro e buttando fuori l'aria riappoggio pianino tutta la schiena a terra. Faccio un altro respiro, sollevo verso l'alto e piano scendo.